Ciao, sono Stefano Fontanesi e sono lieto di annunciare che nel 2019, all'interno della nostra organizzazione, all'interno di Eden, avremo una nuova trainer, una nuova allenatrice che seguirà in modo personalizzato. È un'atleta di bodybuilding, è una ragazza giovane, si chiama Letizia Reverberi. Letizia Reverberi sta partecipando a gare internazionali di bodybuilding, di definizione muscolare, e all'interno di Eden si occuperà nello specifico di questa tipologia di programmazione. Ma chi è Letizia Reverberi? Beh, qua mi permetto di spendere due parole perché mi sento un po' un suo secondo papà, diciamo così, in questo senso, perché l'ho vista crescere perché Letizia Reverberi, fin da bambina, dall'età di 5-6 anni, ha cominciato a frequentare i nostri corsi di nuoto, quindi era proprio una bambina. Letizia, quindi, passando gli anni, dal nuoto è passata a diversi corsi di attività fitness in palestra, fino ad arrivare ad atterrare anche alla sua grande passione, che è quella della tonificazione del bodybuilding. Ciao a tutti, sono Letizia e come diceva Stefano, appunto io sono cresciuta all'interno di Eden, che considero la mia seconda famiglia. La mia vera famiglia anche fa parte di questa palestra, mia madre, mio fratello e fanno tutti parte di questa grande comunità e quindi sono davvero lieta di entrare a far parte dello staff Eden. Ad un certo punto, però, verso l'età adolescenziale di Letizia ha avuto un momento buio, un momento difficile. L'abbiamo vista cambiare, l'abbiamo vista trasformarsi, l'abbiamo vista intristirsi, l'abbiamo vista in una situazione che un po' ci ha preoccupato. Sì, era il 2014 più o meno e ho iniziato a non piacermi più, quindi problemi con l'alimentazione, non accettavo più la figura che vedevo allo specchio, non accettavo più quella che era la Leti che tutti conoscevano, quindi sorridente, una bimbina in carne, e ho cominciato appunto ad avere problemi. L'allenamento che non ho mai interrotto era diventato una compensazione più che una passione e quindi questo tunnel diventava sempre più buio, è durato ben 3 anni, è durato ben 3 anni, ho capito che dovevo uscirne, come ci sono entrata da sola, ho deciso che era arrivato il momento di cambiare. 3 anni, sono durati 3 lunghi anni per Letizia e per fortuna ci è saltata fuori bene, alla grande, ma come ha fatto a saltarci fuori? Cosa l'ha aiutata? Sì, ho avuto, diciamo, la fortuna e il coraggio di non chiudermi in me stessa, in quello che era il mio mondo, ma di espormi, di parlare dei miei problemi oltre che con la mia famiglia, con delle figure professionali, quindi delle figure, nel mio caso specifico un mental coach, che mi ha reindirizzato sulla strada giusta, quindi ha fatto cambiare quella che era la mia percezione. Quello che io vedevo era diverso dalla realtà e questo mi ha permesso appunto di rimettermi in cammino e di ritrovare quella che era la mia strada. È proprio per questo che credo molto nel lavoro personalizzato, quindi ho scelto di diventare una personal trainer perché forte della mia esperienza ho capito che per cambiare e per migliorarsi la cosa fondamentale è l'ascolto, avere qualcuno che ti ascolti e che ti sostenga nei vari percorsi di vita. E chi verrà da me non solo avrà a che fare con
una persona che ha scelto di affidarsi a una delle migliori scuole per diventare personal trainer, ad un atleta IFBB Pro League, ma soprattutto a una persona che ha fatto dell'ascolto un valore. Ciao, sono Claudio Paganelli, trainer Eden e atleta di bodybuilding. E io ho avuto la fortuna di essere uno dei primi che ha si è allenato con Letizia, ha allenato Letizia, e l'ho vista crescere, l'ho vista prepararsi, l'ho vista gareggiare, abbiamo gareggiato insieme e posso dire che ora è un'atleta e una trainer veramente preparata. Quindi mi sento di consigliare a tutte le ragazze, a tutte le persone che hanno voglia di inseguire un obiettivo, di affidarsi a lei come personal trainer, perché troveranno sicuramente una persona preparatissima, una persona che ha fatto del dettaglio una regola, ma soprattutto una persona sensibile, disposta ad ascoltare e che saprà stare con te, sia quando ti alleni che quando non ti alleni, perché ha capito bene, secondo me, la cosa fondamentale che ho visto in lei, che imparare a guardarsi per quello che si è davvero è tanto diverso da imparare a guardarsi per quello che si crede di essere. Quindi spesso ci vuole un aiuto per questa cosa e Letizia saprà guidare le persone a imparare a guardarsi in realtà per quello che sono.